Dopo il pareggio esterno contro l'Igea Virtus, la San Cataldese cerca i primi punti in casa dopo la rimonta subita dalla Palmese due settimane fa. In terra nissena però arriva il Palazzolo capolista che, dopo le vittorie contro Ebolitane e Acireale, cerca il tris. Motivi diversi ma la stessa fame di punti. Dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, San Cataldese e Palazzolo, buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Diliberto. Andiamo a dare quindi lettura delle formazioni con Rosario Marcenò che schiera Serenari, Tosto, Fragapane, Costanzo, Di Marco, Zappalà, Bruno, Sessa, Sicurella, Ficarrotta e Maniscalchi. In panchina Dolenti, Paci, Zuccarelli, Calabrese, Alba, Pignatone, Wattara, Contino e Sadik Bello. Risponde il Palazzolo di Giuseppe Strano con Ferla, Boncaldo, Carpinteri, Grasso, Lomasto, Ricca, Riela, Caradolfo, Tiboni, Filicetti e Porto. In panchina Aglianò, Piemonte, Nania, Andriolo, Esposito, Taormina, Fichera, Palmisano e Cannavò. A dirigere l'incontro sarà il signor Ivan Cavallo della sezione di Frosinone, assistito dai signori Francesco Valente della sezione Roma 2 e Alessandro Palmigiano della sezione Ostia Lido. Arriva adesso il fischio del signor Cavallo, iniziata quindi la sfida tra San Cataldese e Palazzolo. Il pallone largo a destra per Ficarrotta, le sue finte. Arriva il cross, sbuca in mezzo, attenzione, Maniscalchi si gira, ribattuto, arriva Sessa che porta subito in vantaggio la San Cataldese. Al sesto minuto Alfonso Sessa, come è successo due settimane fa contro la Palmese, la sblocca subito la San Cataldese. Piattone chirurgico di Sessa all'angolino, San Cataldese subito in vantaggio. Riela, il pallone è dentro per Grasso, le sue finte, il cross, c'è una mischia in area, pallone rimane lì e Riela trova la deviazione vincente per l'1-1 al decimo minuto del Palazzolo. L'ha iniziata e conclusa lui l'azione. Stiamo parlando del classe 98, Alessandro Riela, che va a servire Grasso, le finte, il cross, Tiboni non riesce nella deviazione vincente, tutto troppo facile per Riela che a porta vuota trova il gol del pari. Ficarrotta in possesso palla, arriva la sovrapposizione di Fragapane, premiata, arriva il cross, a cercare Sicurella che interviene di testa, Ferla devia, evitato pericolo. Filicetti cambia gioco benissimo a cercare e trovare Porto che va al cross per Tiboni, il vantaggio del Palazzolo con Tiboni, Cristian Tiboni, gran cross di Porto, deviazione vincente, gol da bomber di razza di Tiboni, il Palazzolo è in vantaggio al 28esimo. Calcio d'angolo, palla dentro, rimane lì, tosta deviazione e la palla non entra, balla sulla linea ma non è finita l'azione della San Cataldese che preme alla ricerca del pari, dentro tosto ancora, pallone che rimane lì e viene allontanato, San Cataldese vicinissima al gol. Bruno prova la grande giocata, palla dentro per Sicurella, colpo sotto, c'è fuori gioco, aveva trovato il pari la San Cataldese, annullato per fuori gioco. Bruno allarga per Ficarrotta, le sue finte, va sul fondo, il cross per Sicurella, c'è il pareggio, no, annullato, annullato il gol di Sicurella, scelta comunque cervellotica verrebbe da dire. C'è il rilancio di Ferla, c'è forse un fallo, c'è comunque il duplice fischio del signor Cavallo. Finisce qui il primo tempo col Palazzolo avanti 2-1. Va a battere Filicetti che cerca la porta e Serenari si rifugia in calcio d'angolo, subito pericoloso. Punizione di Ficarrotta, ribattuta Fragapane, si divora il gol del 2 pari, clamorosa occasione per la San Cataldese. Wattara si gira, boom, gran gol, una magia, una meraviglia, un capolavoro, una prodezza balistica di Saika Wattara che pesca un jolly che vale il 2-2 con un sinistro bellissimo, un sinistro verrebbe da dire di stordente bellezza da vedere e rivedere, non ci ha pensato un attimo il giocatore ivoriano appena entrato,
si è girato sinistro di terrificante potenza che si va a infilare sotto l'incrocio dei pali. Gol meraviglioso, il gol della domenica di Ouattara, che trova il gol del 2-2, verrebbe da dire pareggio meritato per la San Cataldese. Avanza Bruno, vede e serve Ficarrotta che punta Carpinteri, a bocca la sua finta, Ficarrotta in aria, il tiro e c'è il gol della San Cataldese a 9 dal termine. Si è fatto male Ficarrotta, rimane a terra Dolorante, ma la San Cataldese è in vantaggio 3-2, la ribaltata la squadra di Rosario Marcenò, il gol di Ficarrotta che con una finta manda a vuoto Carpinteri, entra in aria, sinistro, prova il salvataggio sulla linea ricca, nulla da fare, la San Cataldese è in vantaggio 3-2, il gol di Luca Ficarrotta. Rilancio lungo, Ouattara scappa, Ouattara tu per tu, colpo sotto, troppo morbido, Ricca può salvare, che occasione per chiudere i conti. Arriva il fischio del signor Cavallo, la San Cataldese ribalta la partita e vince 3-2 contro il Palazzolo, vittoria meritata per gli uomini di Rosario Marcenò che trovano i primi punti in casa, portano a casa la prima vittoria stagionale, decidono i gol nel primo tempo di Sessa al sesto, poi Riela al decimo e al 28esimo Tiboni per il 2-1 del Palazzolo, poi al 70esimo la prodezza balistica di Ouattara e il gol di Ficarrotta all'81esimo. È tutto dal Valentino Mazzola, da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto. Alla prossima. Mister, tanto cuore per questa San Cataldese, una vittoria di carattere, una vittoria tanto desiderata, finalmente arrivata. Ma non solo una vittoria di carattere, penso anche una vittoria dopo una grande partita, giocata bene, 90 minuti di grande intensità. Sicuramente era importante oggi per noi ritornare a vincere, perché erano tanti mesi che purtroppo non riuscivamo a ripagare il nostro ambiente, il nostro pubblico, con delle brutte prestazioni in casa. Oggi sono contento perché è arrivata una vittoria, peraltro contro una squadra importante, e poi dopo una grande partita. Ficarrotta sicuramente non lo scopriamo oggi, però gran gol dalla panchina di Ouattara. Ma io sono contento perché tutti coloro che sono entrati si sono messi subito a disposizione e sono entrati subito sul pezzo. Poi Ouattara ha fatto un gol veramente eccezionale, sono contento per lui, sono contento per la squadra. Però ci tenevo a dire che questi ragazzi oggi veramente l'hanno voluta fortemente questa vittoria. Non è stato facile perché di nuovo dopo essere passati in vantaggio ci siamo ritrovati alla fine del primo tempo di nuovo sotto, però non abbiamo mollato neanche un centimetro, abbiamo spinto e alla fine penso che la vittoria che è arrivata è una vittoria piena e senza aver rubato niente. Alfonso Sessa, un gran bel gol per aprire la girandola di gol di questa spettacolare partita, quello che più conta però è questo 3-2, questa prima vittoria della San Cataldese. Assolutamente sì, è stata una grande vittoria di gruppo voluta fino all'ultimo e diciamo che l'importante è questo, il gol poi arriva, sono felice di aver realizzato la prima rete stagionale, spero ne arriveranno altre, ma quello che più conta è la vittoria e sono i primi tre punti che ci danno uno slancio fondamentale per il proseguo del campionato. Una vittoria di carattere. Sì, assolutamente sì, l'abbiamo dimostrato, eravamo sotto i 2-1 e il secondo tempo siamo entrati in campo determinati per vincere questa partita e ci siamo riusciti. Siamo con Adam Ouattara, non potevi sognare esordio migliore in casa, un gol fantastico. Sì, grazie a tutti, questa vittoria lo dedico a tutta la squadra, noi abbiamo lavorato duro tutta la settimana per questa vittoria, veramente sono felice di aver fatto questo gol per la squadra. Un gol bellissimo. Grazie. Non so che dire, è la prima intenzione che è venuta. Prima di entrare mi sono detto se io posso servire per la squadra, lo farò. E Dio ha ascoltato il mio desiderio, ho fatto questo gol per la squadra.